Operazione Giano, un duro colpo alla Sacra Corona Unita. Alle prime luci dell'alba, Manduria, Francavilla, Fontana, la squadra mobile di Taranto e il commissariato di Manduria ha eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare, di cui 16 in carcere, 2 agli arresti domiciliari per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso relativi ad armi ed esplosivi, attentati dinamitardi, tentato omicidio, rapina, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti e spari in luogo pubblico. Ordinanze emanate dalla DDA della Procura di Lecce nei confronti del clan Stranieri, con a capo Vincenzo Stranieri, noto esponente di spicco della Sacra Corona Unita, detenuto in regime 41 bis da 27 anni nel carcere dell'Aquila. Vincenzo Stranieri per Taranto, Antonio Tondo per Lecce, Gianfranco Pugliese per Brindisi. L'indagine ha avuto inizio nell'ottobre del 2008 a seguito di un attentato dinamitardo ad un agente di polizia in servizio presso il commissariato di Manduria, con lo scopo di intimorire gli investigatori che erano sulle tracce di un grosso traffico di sostanze stupefacenti messo in atto dal sodalizio criminale. Il clan Stranieri, secondo quanto emerso dalle indagini, era riuscito ad infiltrarsi in numerose attività imprenditoriali del territorio, come la gestione dei parcometri nel comune di Fragagnano o la gestione dei parcheggi della Fiera Pessima e delle aree di parcheggio dell'ospedale di Manduria. Sì, inferto un duro colpo, nel senso che questa frangia della Sacra Corona Unita che agisce su Taranto e principalmente nella parte meridionale della provincia, Manduria e zone limitrofe, è una componente dell'associazione che esiste da molti anni e che continua imperterrita ad agire sul territorio, per cui ben venga un intervento di questo genere, di questa ampiezza e di questa rilevanza. Purtroppo il capo di questa organizzazione è detenuto da 25 anni al regime, sottoposto al regime particolarmente duro di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, ma ciò nonostante egli dettava legge dal carcere e dirigeva le attività criminali attraverso le indicazioni che dava nel corso dei colloqui alla moglie e ai suoi familiari. Questi nomi, in primis Vincenzo Stranieri, Giovanni Caniglia, Stefano Carrozzo, Alessandro D'Amicis, Giovanni Malorgio, Nazareno Malorgio e Paola Malorgio, Vito Mazza, Pietro Micelli, Giuseppe Nardelli, Euprepio Padula, Pasquale Scorrano, Biagio Sibilla, Pietro Tondo, Leonardo Trombacca e poi ai domiciliari Alessandro Rizzo, Federico Russo e Pasquale Scorrano.